Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con i Salernitani nel mondo qui a Radio Alfa. Un saluto da Pino D'Elia. Oggi una puntata particolare perché non ci spostiamo verso i paesi amici e quindi con i nostri salernitani che sono sparsi un po' in tutto il mondo, ma ospitiamo direttamente in casa nostra degli amici che provengono dall'Argentina, ospiti del nostro territorio in questi giorni per partecipare alla festa dell'infanzia a Teggiano, festa voluta, organizzata dal medico pediatra Luigi Dalvano con associazioni presenti sul territorio. Ve lo abbiamo già raccontato, sono stati ospiti insegnanti e ragazzi giunti dall'Argentina proprio per prendere parte a questo evento dedicato ai più piccoli e ospiti di questa puntata due amiche dall'Argentina. È con noi Isabel Manzione, che spesso abbiamo nominato nei nostri programmi, che è coordinatrice dell'Istituto Superiore di Formazione numero 1 di Avellaneda. Isabella, bentrovata, benvenuta. Grazie, noi siamo qui molto felici di essere con voi perché per una parte siamo discendenti alcuni di Teggianense, nel mio caso Manzione, Cirone, Cimino, D'Elia, mi sento una Teggianense. Siamo un gruppo di professori che abbiamo costruito un progetto che si chiama Educreando, non so come si traduce in italiano. Educando e creando, esatto, dovrebbe essere. Esatto, per facilitare la riunione dei nostri bambini e ragazzo con bambini e ragazzo di Teggiano, pensando che l'obiettivo sia un intercambio culturale, un intercambio educativo e soprattutto essere migliori persone per conoscere nostre radici e la possibilità di costruire conoscimento. Ecco, hai fatto anche un intervento alla festa dell'infanzia, ecco, avete fatto uno scambio di esperienze. Ci sono delle cose in comune tra la scuola italiana e quella argentina? Cosa lega le due scuole, ecco? Cosa in comune aveva, ma anche è diversa l'organizzazione di una scuola e dell'altra e la formazione dei docenti. Questa cosa è lo che costruisce arricchimento per noi. Noi portiamo per esempio l'esperienza di nella scuola elementare contare con un centro di studianti, cosa che qui non aveva. E noi abbiamo scoperto che là aveva un professore di sostegno per curso, soprattutto per lavorare non solo con il discapacitato, sino con il gruppo, cosa che noi non abbiamo per il momento. Benissimo, quindi questa è l'esperienza della scuola argentina nella provincia di Buenos Aires, abbiamo detto Avellaneda, e conosciamo invece Carla Raschia, che è stata spesso ospite del nostro programma Salernitani nel mondo, che è insegnante di una scuola di italiano e anche di un altro istituto di Lobos, quindi siamo sempre nella provincia argentina. Carla, un bilancio di questa visita a Teggiano e nel Salernitano in generale? Allora, sì, come hai detto, io rappresento due istituzioni, sia l'Istituto di Formazione Docente 43 di Lobos che la Scuola di Italiano Lingua Straniera Leonardo da Vinci. E io vedo, perché qui l'intercambio mira soprattutto ai bambini, no? Noi abbiamo portato alcuni dei nostri e vedo con grandissimo piacere, non con tanta sorpresa o no, con tanto stupore, però con molto piacere l'integrazione di questi bambini che all'inizio non capiscono, chiedevano traduzione, poi attraverso le diverse attività ludiche che abbiamo proposto sia da una parte che dall'altra e dal solo gioco, perché i bambini si organizzano e si capiscono giocando, hanno superato le barriere della lingua, quindi ho notato un grande spirito sia di accoglienza che di accettazione da parte dell'altro per la diversità culturale, perché sebbene noi abbiamo un legame, diciamo, di origine, abbiamo pure tante differenze
culturali e sociali, però tra questi bambini vedo che queste barriere vengono superate, quindi sono felice. La curiosità tipica dei bambini di conoscere l'altro, soprattutto dove vive e quant'altro. Benissimo, una bella esperienza, quindi un bilancio positivo. Quindi ci auguriamo che il prossimo anno magari la festa dell'infanzia si trasferisca in Argentina. Speriamo per... proprio. Benissimo, quindi avremo modo di sentirci ancora. A questo punto chiudiamo con un saluto complessivo, salutiamo gli amici che sono in Argentina e gli amici che ci ascoltano qui su Radio Alfa, grazie a Carla Raschia e a Isabel Manzione. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, vi ringraziamo veramente per l'accoglienza e grazie a te, a Pino e Radio Alfa che siete sempre presenti in queste occasioni. Grazie a voi Carla Raschia e Isabel Manzione dall'Argentina, dalla provincia di Buenos Aires, sul territorio salernitano atteggiano per questo gemellaggio con le scuole del nostro territorio. Ed è tutto per questa puntata dei Salernitani nel Mondo, il prossimo appuntamento tra una settimana alla stessa ora. Salernitani nel Mondo, viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero.